Beh, io sono un tifoso del Milan, anche se non lo seguo più, anzi quasi per nulla seguo il calcio adesso che ho altre cose da fare, altri interessi. Però ricordo che quando ero giovane mi ricordo il grande Milan di Arrigo Sacchi, dove c'era Rijkaard, Van Basten, Gullit, Baresi, Costa Curta, Maldini. Era il Milan stellare. E chi non se lo ricorda? Anche chi non è del Milan se lo può ricordare. Io ricordo che andavo con mio padre a vedere a San Siro le partite ogni tanto. Mi ricordo un Milan-Napoli 1988 dove c'era appunto Maradona che era già un po' ciccioncello e ormai era solo lì a smistare palloni, lo faceva con gran classe. E anche oggi hanno ricordato il Milan stellare. Arrigo Sacchi e Matteo Salvini che si sono ritrovati praticamente sotto l'ombrellone a ricordare i vecchi tempi. Matteo Salvini è da sempre un grande tifoso del Milan e nonostante questo gli possa da una parte far guadagnare dei voti e anche magari farglieli perdere, lui non ha mai nascosto il suo amore per il Milan che adesso reputa comunque non più una grande squadra come lo era un tempo. E Arrigo Sacchi è stato uno degli allenatori più vincenti del glorioso club di Vialdo Rossi e in 4 anni e mezzo ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italia, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe europee e due Coppe intercontinentali. Ma Salvini, che ha 46 anni come ce li ho io, quando io ero giovane, anche Salvini era giovane, io mi ricordo perfettamente le serate passate con gli amici a casa di questo, di quell'altro, a vedere le partite del Milan, o addirittura le guardavo di notte perché mi ricordo che la Coppa Intercontinentale aveva degli orari, mi ricordo, degli orari improponibili. Io da solo a casa di notte mi guardavo il Milan stellare. E Sacchi e Salvini si sono ritrovati sotto lo stesso ombrellone a Milano Marittima e si sono divertiti a snocciolare le formazioni del Milan che vinse la Coppa dei Campioni. Salvini apre le danze, in quella formazione c'erano Filippo Galli, Costa Curta, giusto? E Sacchi risponde: sì, c'erano anche Colombo, Baresi, eccetera, eccetera. Poi il ministro degli interni dice: dunque c'erano Colombo, Galli, Costa Curta, Baresi, Evani, Gullit, Van Basten. E il tecnico di Fusignano corregge il vice premier: no, Evani non c'era perché è infortunato e mise Ancelotti, che era quello che non aveva nemmeno una caratteristica per giocare lì. Lo fece giocare da 11 in quell'occasione. Salvini nel finale ha voluto dare una stoccata agli attuali giocatori del Milan dicendo: ora invece dobbiamo sperare in Leao, Duarte e Bennacer. Uno spaccato di un'Italia che fu, di un Milan che fu. Qui in una giornata di mezza estate sotto l'ombrellone. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.